Nonostante le male lingue della vigilia, Matteo Garrone alla fine si è rivelato, come da previsioni, il miglior italiano in concorso dai 6 film presenti nella corsa al Leone d'Oro di Venezia 80. E Io Capitano me lo riconsegna in splendida forma dopo quella che per me è stata un'autentica delusione, ovvero il film di Pinocchio. In realtà poi i film hanno parecchio in comune. Nel raccontarvi la trama di Io Capitano vi faccio uno spoiler, non fatevi ingannare da quel che sembra perché in realtà non è. Io Capitano è un film sui migranti, è il film che segue due adolescenti africani e in particolare senegalesi che partono da zona Dakar per arrivare fino a Lampedusa. È sicuramente un film che ci mostra le difficoltà, le torture, le miserie che questi ragazzi devono affrontare in un viaggio che li mette di fronte alla morte, ma non è quel film politico pesante, proprio film peso, tutto maiuscolo, quel film autoriale, colmo di invettiva o peggio ancora retorica e paternalismo. Non è assolutamente questo. C'è un altro film in concorso che forse si avvicina a quelle zone, che è Green Border, che è polacco. Io Capitano invece è un miscuglio fra una fiaba, un racconto epico e un'odissea, e il procedimento che fa Garrone nel realizzarlo, devo dire, è davvero coraggioso, nel senso che lui ha fatto la cosa che sembra apparentemente più ovvia di tutte, ma che finora quasi nessuno aveva fatto, cioè è andato a girare questo film in Africa, passando da uno all'altro dei paesi che attraversa, per esempio appunto il Senegal, il Niger, ovviamente la Libia, il deserto del Sahara, e seguendo i suoi eroi attraverso la loro avventura, scritturando due giovanissimi sedicenni per i rispettivi ruoli dei due migranti che partono sognando di arrivare in Italia, in Europa, e di sfondare come cantanti, e quindi dando una sensazione autentica e non di ricostruito. Per farvi un altro esempio, Andrea Farri compone le musiche originali e poi con già delle sonorità africane, e poi c'è tutto un miscuglio di hit presenti e passate africane, più in chiave hip hop e rap molto contemporanee, che sono presenti nella colonna sonora del film. Insomma, è un film che vuole guardare questo viaggio di cui tanto abbiamo sentito parlare, su cui anche al cinema, guardandolo dall'ottica di chi questo viaggio lo fa, ma non da un'ottica documentaristica tipo Gianfranco Rosi. No, no, questo è cinema, come vi dicevo, di avventura. E è quello che rende molto particolare Io Capitano, devo stare attenta a non chiamarlo comandante perché ci sono un sacco di gradi militari in questo concorso, è che nonostante tutta la miseria e la cattiveria che racconta, è un film che conserva in sé l'ingenuità e la speranza dei protagonisti. Alla fine loro subiscono delle cose atroci, un po' forse la loro età li scherma oltre il trauma da assimilarle a fondo e diventare cinici pessimisti. Un po' è proprio il film che ha questo respiro epico, cioè è come essere al fianco di due giovanissimi Odisseo che attraversano mari di sabbia e poi mari veri e propri e altri mille contesti. C'è un po' il racconto di fiaba, ricorda Pinocchio, per esempio la fine di Pinocchio, quando uno dei due viene aiutato da questo migrante più anziano e si crea un bel legame padre figlio tra di loro, e devono lavorare per affrancarsi. Ed è un film che incredibilmente sfugge dall'inizio alla fine ogni tipo di retorica. È un film molto guardato dal punto di vista dei protagonisti della società che racconta, tant'è che è un film che non parte con loro che stanno morendo di fame, non c'è pornografia del dolore, non c'è niente di tutto questo, semplicemente loro un po' per sentito dire, un po' per questo sogno di sfondare il mondo della musica, un po' per, chissà, per la voglia di aiutare le loro famiglie, pur vivendo in una condizione, ok, magari non ricchissima, però comunque il piatto pieno c'è, la vita familiare c'è, non c'è guerra, non c'è problemi, però loro partono alla volta di questo sogno e poi ovviamente si trovano davanti cose tremende. Ma la cosa bella è appunto che questo respiro che li fa, termine che non uso a caso, sorvolare i pezzi peggiori
Perché se ci pensate anche nell'epica, anche nelle fiabe succedono cose tremende, però è un certo qual modo l'approccio da classico senza tempo, l'approccio avventuroso che permette di fare il passo oltre il momento drammatico, senza però negarlo. La cosa più bella, a parte la completa mancanza di retorica, è che Garrone, ok, magari non è super incisivo, posto che anche perché questa storia ce la siamo sentita raccontare in tanti tanti modi e tante tante volte. Per esempio qui a Venezia c'è un corto animato che si chiama The Midseller, in cui la protagonista fa esattamente lo stesso viaggio ma partendo dal Niger, quindi si salta un paio di tappe. La cosa bella è però che Garrone lo fa sembrare tutto facile, cioè pensate a una produzione che va in Senegal, trova gli attori e poi organizza tutto questo viaggio, le riprese del mezzo del mare Adriatico, Mediterraneo. È una produzione complessissima, ma Garrone lo fa sembrare facile come bere un bicchiere d'acqua. Quando uno è bravo, bravo, non c'è niente da dire. Secondo me gli manca quel quid, tipo, lui sta esplorando un po' questo lato fiabesco già da un po' di film, però al pari per esempio di un Fincher che abbiamo visto qui in Mostra, il suo è più Dogman, quelle robe lì. Comunque avercene di Garrone nella vita, e per il palmarès io non escluderei che possa rivelarsi una sorpresa. Adesso lo crediterei, ecco, gran premio della giuria, se il palmarès si compone in un modo specifico. Lo vedremo fra qualche ora, a presto e come sempre buona visione.